il presidente Camilli, l'anima di questa squadra. Grazie. Il fondatore, insieme ai sacrifici suoi, di tutti i ragazzi, appunto, obiettivi raggiunti. Sì. Questa maglia cosa? Questa maglia esprime ovviamente tutto i sacrifici di questi anni che ho dato per questa attività. Esprimono anche ovviamente tanto orgoglio e devo dedicarla in primis a mia moglie che mi ha supportato in tutti questi anni, ai miei figli, e la dedico anche ai ragazzi ai quali va il mio affetto e il mio senso di come si deve fare ciclismo fatto con sacrifici, fatto con umiltà e con dedizione. E mi auguro che anche altri che si vorranno aggregare alla nostra bella realtà sposino questi valori che sono... Abbiamo sentito prima nei suoi discorsi molti cambiamenti per questa squadra, sì. Come il cambio di affiliazione. Sì. Ci vuoi spiegare meglio? Sì, la scelta di cambiare ente nasce da un'esigenza di trovare, come dire, un attimo di qualità in più rispetto a quello che sono le organizzazioni degli eventi e anche il confronto con atleti di diverso calibro. Io penso che è arrivato il tempo giusto, il tempo maturo affinché i nostri ragazzi possano confrontarsi con altre realtà, e sicuramente nella federazione ciclistica tutto questo si può trovare. Presidente Camilli, noi abbiamo parlato a tanti, abbiamo chiesto a molti ragazzi pregi e difetti che ha lei. Lei come vede appunto il presidente Camilli? Un segreto di questo presidente? Mai, come mi vedo? Beh, io sono stato sempre una persona, in questo caso un atleta, che ho cominciato sin quando avevo 10 anni. Per cui è la bellezza di circa 30 anni che faccio agonismo, per cui ho avuto grande esperienza di vita, non solo di vita sociale ma anche di vita sportiva, e ritengo che le esperienze che si acquisiscono bisogna trasferirle anche agli altri, e bisogna trasferirlo quello che è il meglio e quello che si pensa di avere acquisito in termini di qualità e non ovviamente in termini di errori. E dunque dare agli altri quello che probabilmente io ho estrapolato come qualità massima dello sport è la cosa più giusta affinché gli altri non sbaglino. E dunque secondo me questo valore è un valore che il Giovanni Camilli può in qualche modo arrogarsi il fatto che comunque, ecco, è per gli altri e non per se stesso, con umiltà ovviamente, e secondo me dico che anche gli altri, se hanno un po' di esperienza, dovrebbero fare allo stesso modo, cioè trasferire agli altri il meglio di se stessi, di quello che si è acquisito negli anni di esperienza sportiva. Cosa consiglierebbe al presidente Camilli per migliorare la persona o il gruppo? Ripeto, lo sport ti forma a 360 gradi. In primis ti forma quello che è lo spirito, oltre che il corpo. E trasferire le cose buone che si sono appresi a chi si avvicina allo sport è, diciamo così, la cosa più importante in assoluto. Probabilmente io avrò una mentalità diversa, perché non guardo io il risultato immediatamente, il risultato sportivo, il risultato proprio sportivo tecnico dell'atleta, ma guardo la crescita a 360 gradi dell'atleta. A me interessa che l'atleta si formi prima sotto l'aspetto umano e poi sotto l'aspetto sportivo,
E secondo me le due cose devono camminare a pari passo, perché non ci sono risultati senza umiltà. Allora, possiamo ammirare questa maglia, Coppa Sicilia 2013. Sacrifici sicuramente ci saranno stati. Il sì. prossimo anno, quanto la vedrà, spera, come obiettivo Coppa Sicilia 2014 su di lei? Beh, ovviamente tenterò con tutte le mie forze di riprendere la maglia, questo è indiscusso. E considera che io comunque ho una certa età e per natura, quando si raggiunge una certa età, purtroppo il decadimento fisico dell'atleta è naturale. Significa che per raggiungere un obiettivo importante come lo può raggiungere un ragazzo in un mese, io ci devo stare almeno il triplo per raggiungerlo. E l'unica cosa che mi accompagna e che mi dà forza è la mia caparbietà, la mia volontà. Io sono una, proprio perché vengo da anni e anni di agonismo, io ho questa forma mentis, questo comportamento inquadrato sportivo, per cui quando mi fisso un obiettivo lo devo raggiungere a tutti i costi, proprio perché ho una forza di volontà enorme, ed è quello che poi cerco di trasmettere anche agli altri, perché senza la forza di volontà evidentemente questo tipo di sport, ma anche altri tipi di sport, non si possono fare. Sicuramente sarà un obiettivo che voglio raggiungere, cioè quello di prima di ritirare o tirare remi in barca, ecco, raggiungere come dire, un traguardo ancora più importante, se il buon Dio me lo consente. Vabbè. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.